tutto ciò che è culturale è positivo, tutto ciò che viene dissestato per fini che non sono culturali, ma di gestione allegra, di clientelismi, di sperpero, di saccheggio di quelle che sono le finanze pubbliche, poi fa male proprio la cultura. C'è un modo di far cultura negativo, e il modo di far cultura negativo è quello poi di gestire la cultura per fini politici e clientelari. Questo accade in questo caso in maniera evidentissima, ma non è il solo caso d'Italia. E adesso, fino a quando i cittadini inconsapevoli venivano chiamati poi a, con le loro tasse, senza magari saperlo, a far fronte a questi che erano veri e propri misfatti politici, dove c'era ovviamente un vantaggio da parte del politico che attivava delle procedure clientelari, coloro che ne erano beneficiati, che in qualche maniera poi facevano la campagna elettorale, la propaganda elettorale, buggerando i cittadini. Non è più il tempo di calcoli, diciamo, di tipo politico-clientelare, finalizzati all'ottenimento del consenso di nicchia. È necessario tutelare le ragioni dei cittadini, della massa dei cittadini, che non traggono privilegi da queste situazioni, ma che sono vittima di pseudo-privilegi, cose che vengono in qualche modo banditi per, o comunque spacciati per tutela di posti di lavoro, in realtà sono tutela di privilegi. Questo l'abbiamo visto all'Aquila anche con Abruzzo Engineering. Lei in questi giorni è stato accusato di voler scippare l'Aquila di reparto di medicina, poi si è parlato di Sviluppo Italia con i 19 lavoratori, l'Accademia dell'Immagine, qualcuno, in particolare esponenti del centro-sinistra, ha detto che lei avrebbe messo gli occhi sulla sede dell'Accademia dell'Immagine, che ha un valore importante di 6 milioni di euro e per cui sono già stanziati dei soldi. Volevo capire da parte sua qual era appunto l'opinione rispetto a queste voci. Che è una cazzata. Ho detto che è una cazzata per due ragioni. La prima, perché il Presidente non è informato di queste situazioni, perché la politica non deve occuparsi della gestione sanitaria, deve fare la politica sanitaria, ma non la gestione. Questo è previsto dalla legge. Prima tutti anelano che la politica non si occupi, che non sfrutti da un punto di vista sanitario o da un punto di vista politico la sanità, poi invece si invoca l'intervento politico. È un fatto gestionale, di organizzazione. Noi abbiamo dato delle indicazioni su quelle che devono essere, diciamo, il rispetto di alcuni parametri, alcune indicazioni della regione, e poi all'interno di quelle situazioni sono i direttori generali. È proprio la separazione del compito tra politica e aspetto gestionale, quello che la legge Bassanini ha voluto anche per la regione. Però naturalmente, una volta che ho ricevuto queste sollecitazioni e informazioni, cercherò anch'io di acquisirle in maniera tale di capire bene che cosa sta succedendo e di fare una valutazione e un giudizio, fermo restando che la gestione è di competenza degli organi gestionali, a meno che non si voglia che la sanità sia gestita da un punto di vista politico. So che è difficile far cambiare opinione alla gente, perché è abituata da 40-50 anni di questo modo, però non vorrei che la gente fosse innamorata della propria malattia. Io intendo invece non rimuoverla questa malattia. Dall'UGL che chiedeva appunto una conferenza stampa, chi sa cosa sta accadendo all'Aquila? I sindacati? No, non lo so, perché ripeto, è gestionale la situazione. Loro hanno sollevato un problema, mi informerò, ma questo non significa che poi gli aspetti gestionali possano diventare aspetti di natura, direi così, di gestione politica. Questo è anche un vecchio modo di pensare dei sindacati, che se fosse per loro ovviamente farebbero tutto in maniera tale per finalità e funzionalità politica. Io invece guardo gli interessi dei cittadini. Poi se le situazioni non vengono, diciamo, portate avanti bene, si cambiano i manager, così come si cambiano i dirigenti, si cambiano i direttori, questo non c'è un bel dubbio, ma non ci si sostituisce ai manager, ai direttori e ai dirigenti, questo secondo me. Per quanto riguarda invece la sede, non c'è nessuno, ha messo gli occhi su nulla, non so nemmeno di che cosa stiamo parlando, cioè non so che sede ha Sviluppo Italia, queste non sono questioni. Non era quella dell'Accademia dell'Immagine? No, cioè questa sede a Collemaggio, per cui sono stati spesi tra l'altro dalla regione che l'acquistò nel 2000 non so manco, ecco, me lo sta spiegando lei, quindi non so nemmeno di che cosa stiamo parlando, per cui è un processo alle intenzioni tipico della dialettica di bassa qualità politica, ma insomma non so nemmeno di che cosa stiamo parlando, quindi non può esserci nessuna strategia, almeno di chiodi. Quanto riguarda invece la questione di Sviluppo Italia, lei sta parlando di una questione
che ho già detto all'assessore Castiglione che per quanto mi riguarda potranno avere una sede regionale ovviamente, no? Quindi addirittura in regione, sono tre persone che lavorano all'Aquila, mi dicono, quindi insomma si sta creando un can-can per tre persone, ma comunque che potranno continuare per me tranquillamente a lavorare all'Aquila, ma se anche non dovesse essere, non cambia di Dio, le sorti della regione non cambiano e nemmeno quelle dell'Aquila, quindi è inutile fare tutti questi can-can che invece sono, diciamo così, interessi molto particolari rispetto agli interessi generali. Presidente, è arrivato l'ok dall'Avvocatura dello Stato per un eventuale allungamento della legislatura di ulteriori 2 mesi fino a maggio 2014. Lei ha sempre detto che sarebbe stato tranquillamente favorevole a rispettare i tempi previsti da una normale legislatura, però da parte del PDL abruzzese in particolare arrivano appunto inviti ad aspettare maggio. Quando si deciderà? Allora, intanto si sta parlando tanto a sproposito, da diverso tempo, sulla data delle elezioni. Per individuare la data delle elezioni, appunto perché c'è una normativa nazionale che tra l'altro è stata votata dal PDL e anche dal Partito Democratico e che andava a voler ridurre i costi della politica, perché gli italiani non ne possono più di costi della politica, e quindi a prevedere situazioni che fossero quelle di election day, cioè nel senso di concentrare le elezioni, perché altrimenti i cittadini dovrebbero sborsare fondi sempre superiori a quelli che poi sono le necessità. Quindi dovevamo aspettare che ci fosse, di fronte ad una diversità di legislazioni tra quella regionale e quella nazionale, che non era stata, che è venuta successivamente quando c'è stata, no, sull'onda dell'indignazione verso i costi della politica, dovevamo aspettare l'interpretazione da parte del Ministro degli Interni, che si è rivolto all'Avvocato dello Stato. Quindi una settimana fa abbiamo avuto questo parere, e quindi da questo momento in poi che inizia il conto alla rovescia per poter individuare la data delle elezioni. Cosa prevista la procedura? Prevede che io senta il Presidente del Consiglio regionale, che mi deve ancora rimettere una relazione che lui mi ha pronunciato scritta su quelle che sono le valutazioni sue e ovviamente di tutti gli altri consiglieri della Regione Abruzzo, che sono gli eletti, i rappresentanti dei cittadini. Successivamente io mi dovrò sentire con il Presidente della Corte d'Appello, perché la decisione va presa d'intesa, e a questo punto sarà nota la data. Quel balletto che c'è stato fino ad oggi, cioè fino a una settimana fa, era un balletto che ovviamente aveva solamente delle finalità, direi così, speculative, giornalistiche, politiche, ma non aveva nulla a che fare con la procedura. La procedura non mette un termine per fissare le elezioni, e questo si potrà fare nel momento in cui avremo tutte le interpretazioni possibili e immaginabili. Cosa penso io? Penso sempre che noi dobbiamo stare attenti a due cose. Primo, favorire la partecipazione dei cittadini, non rendergliela difficile. Se io mettessi le elezioni il 25 dicembre, immagino che lei si indignerebbe. Così come bisogna anche stare attenti a cercare di contenere i nostri, diciamo, le risorse, perché altrimenti i cittadini vengono tassati, o comunque dopo con quelle risorse che magari devono essere destinate alla tornata elettorale non possono essere destinate magari ad altri scopi. Quindi nell'ambito di quello che sarà la legge cercheremo di arrivare insieme al Presidente della Corte d'Appello ad un'intesa per quanto riguarda la data delle elezioni, ma ovviamente, lo ripeto ancora una volta, non c'è un termine per il quale si potrebbe dire che siamo in ritardo. Non siamo in ritardo per niente, siamo assolutamente nell'ambito di quella che è la procedura, che intendiamo seguire con scrupolo e attenzione.